Se dovessi scegliere un altro personaggio, un secondo personaggio, oltre beninteso a Benito Mussolini, per simboleggiare il ventennio fascista, non avrei dubbi, sceglierei Dino Grandi. Dino Grandi aveva una statura superiore a quella degli altri gerarchi fascisti. A 34 anni Mussolini lo fece ministro degli esteri e poi lo tenne per molti anni ministro degli esteri finché lo sostituì lui a quel dicastero. E allora lo mandò ambasciatore a Londra. E lì a Londra, dove Grandi rimase 7 anni, ebbe un ruolo fondamentale nella tessitura dei rapporti con gli inglesi. Dopodiché con l'Inghilterra fu la guerra, Grandi rientrò, ma in combutta con la corona organizzò la notte del Gran Consiglio. Tutti sapete cos'è? È la notte del 25 luglio 1943, il colpo di Stato che destituì Mussolini. La sua vita non finì in quel momento, riuscì a sottrarsi alle ritorsioni per quel gesto di ribellione che aveva fatto. Emigrò in Brasile, fece grandi affari e scrisse libri di memoria che sono oggi uno dei testi fondamentali per capire il regime fascista. La civiltà italiana e la civiltà americana si somigliano molto. Io sono certo che lo storico futuro che parlerà dell'Italia di oggi potrà mettere come simbolo a questa moderna civiltà italiana il titolo che un grande filosofo americano, William James, mise al suo forse più grande libro, The Will to Believe, La forza di credere. Voi avete un altro motto, America e Italia hanno un solo richiamo ed è il richiamo del futuro. Dino Grandi, il diplomatico, l'uomo più fine del fascismo, colui che vede nella trasformazione mussoliniana dell'Italia solo un momento di transizione, che cerca di essere con Mussolini, dentro la mente di Mussolini, interpretandone il subconscio politico, anticipandone le mosse, prevedendone i timori e le imposizioni. È l'uomo della politica estera che lotta per la pace in Europa, che ha tessuto per tutto il ventennio una rete astuta di rapporti personali forti, che ha protetto le avventure a rischio del nostro paese, una rete che gli sfugge di mano e che Grandi finirà col perdere. Grandi è costretto a scorgere per primo le radici della catastrofe, a colpa di non averla saputa né denunciare né evitare, risolvendosi solo il 25 luglio a un ultimo disperato gesto. Quando il 12 settembre 1929 nomina Grandi ministro degli esteri, con un gesto inusuale, Mussolini gli fa trovare sul magnifico tavolo di Palazzo Chigi, totalmente sgombro di carte, una rosa rossa dal gambo lungo in un sottile vaso di cristallo. Nei rapporti con Grandi emerge il Mussolini borghese, l'uomo di buon gusto, l'antirivoluzionario, il quasi decadente allievo di Margherita Sarfatti. Ma li unisce anche una stima sottesa da un rispetto profondo e quasi aristocratico, fatto di intese, di non detti, di silenzi colmi di collaudata amicizia. Mi conosce troppo, dice di lui Mussolini. Ma il 1929 è anche l'anno della grande crisi. L'America, l'Inghilterra, la Germania, metà dell'Occidente sono sull'orlo del disastro e guardano paradossalmente all'Italia, al suo progetto di economia corporativa promossa da Mussolini come un possibile modello per uscire dal baratro. Gli obiettivi diplomatici di Grandi sono subito con i piedi per terra, legati alle necessità reali dell'Italia, liberi da ogni utopia politica. Grandi opera oculatamente per tessere buoni rapporti fra stati, senza lasciarsi condizionare dai regimi che li dominano.
favorisce la stipula di importanti accordi commerciali, ma soprattutto il suo costante obiettivo è il disarmo e il mantenimento della pace in Europa. L'Italia è un paese armé, sur terre, sur mer e dans les airs. En acceptant la proposition américaine, ce sont des sacrifices réels et bien définis qu'elle s'engage à accomplir. L'Italie n'a pas hésité il y a un an. Elle n'hésite pas aujourd'hui. Il faut se décider et persévérer si l'on veut le redressement du monde. Applica la sua estrema sottigliezza giuridica all'interno della Società delle Nazioni per far diventare l'Italia ago della bilancia dell'asse franco-inglese. È la prima volta nel Novecento che si definisca chiaro il ruolo internazionale dell'Italia, valido ancora oggi, e cioè quello di potenza cerniera e di mediazione. Da rasse estremista contrario a Mussolini e al patto di pacificazione con i socialisti, Grandi diviene il punto di riferimento degli italiani moderati, dei più propensi al buon senso e alla ricomposizione dei conflitti interni del paese. Il suo essere moderato e la sua estrema capacità di trovare soluzioni flessibili giunge al paradosso nel 1922, poco prima della marcia su Roma. È proprio lui, l'ex estremista, a volerne evitare i rischi, tentando un accordo attraverso il quale Mussolini avrebbe fatto parte del nuovo governo Salandra in qualità di ministro degli interni. Dopo alcuni anni come sottosegretario, nel 1929, a 34 anni, il ministro degli esteri, Dino Grandi, è uno degli uomini più stimati in Europa e nel mondo. Sente profonda riconoscenza per Mussolini. «Che cosa sarei stato se non ti avessi incontrato?» gli scrive. «Nulla più che un oscuro avvocato di provincia». Tuttavia, non soggiace al suo potere carismatico, anche se è convinto che Mussolini possieda un'eloquenza che inebria le folle. È una forza straordinaria che da secoli, egli crede, non è mai apparsa nella storia d'Italia. Divina patria, se chiami allarmi correremo. Essendo nella visione grandiana il fascismo lo strumento della volontà di potenza italiana, ed essendo l'Italia un paese, diciamo, di stazza inferiore rispetto a quello delle altre grandi potenze, ecco, Mussolini era, nella visione di Grandi si intende, il genio politico che poteva sopperire a questo gap, a questa distanza che c'era fra l'Italia ambiziosissima e le altre grandi potenze. Al contrario di Ciano, che anni dopo ne sarà il successore, Dino Grandi è il ministro e uomo politico in un certo senso più libero del regime. Essendo per Grandi il fascismo lo strumento della volontà di potenza italiana, l'aspetto ideologico del fascismo, ecco, in Grandi ebbe sempre meno peso dell'aspetto, come dire, realpolitico. La sua astuzia è quella di riuscire a partire per le missioni senza ricevere istruzioni dal duce, senza lasciarsi preventivamente ingabbiare. Conclusi gli impegni, si affretta poi a inviare a Mussolini un telegramma con l'efficace formula: in obbedienza agli ordini di Vostra Eccellenza, ho portato a termine la missione concordata. Mussolini sa benissimo che non è vero, ma ne rimane soddisfatto e placato. Questo ménage spericolato, temerario, durerà ben 3 anni. Operando secondo la sua sottile strategia di pace all'interno della Società delle Nazioni, non solo riesce a trarre verso l'Italia gran parte del movimento pacifista, ma spiazza anche quello antifascista, che ha individuato nell'Italia un paese aggressivo e bellicoso. In particolare, i rapporti che Grandi tesse con gli Stati Uniti sono così solidi che il grande paese della bandiera stellata sosterrà l'Italia sino all'ultimo, nonostante la campagna d'Etiopia e l'intervento in Spagna.
e più volte Grandi si reca oltre Atlantico. Dopo qualche anno della mia prima visita fatta negli Stati Uniti d'America, io sono particolarmente lieto di trovarmi qui, in questo grande paese che ospita tanti fratelli del mio sangue e della mia razza, fedeli e devoti cittadini degli Stati Uniti d'America. Io porto a questo grande popolo un saluto di amicizia del popolo italiano. Inedito è il suo progetto diplomatico. Al contrario di tutti gli stati europei che consideravano renitenti alla leva tutti i giovani emigrati oltre Atlantico, Grandi, con il consenso di Mussolini, si fa promotore della legge per l'esenzione dal servizio militare di tutti i cittadini italiani presenti negli Stati Uniti. Durante la prolungata crisi del 29, mentre le navi straniere attraversano l'oceano vuote, le nostre sono gremite di famiglie e ragazzi che tornano in patria senza il timore che al loro arrivo possano essere arrestati. Ma ove possibile, Grandi cerca anche di convincerli a rimanere in America, divenendo cittadini di quel paese in modo da poter votare e quindi contare di più. L'unica difficoltà per Grandi sono i rapporti con la Francia, che al contrario dell'Inghilterra non ha nessuna intenzione di intraprendere una politica favorevole al disarmo, temendo un futuro riarmo tedesco. E ne ha ragione, all'ascolto delle parole minacciose di un pericoloso leader che tra non molto prenderà il potere, Adolf Hitler. Grandi cerca ancora di mediare fra le potenze. Alla conferenza per il disarmo del 1932 a Ginevra commette il grave errore di sostenere il piano per la riduzione totale degli armamenti proposto dagli Stati Uniti. Abolition simultanée des bâtiments de ligne et des sous-marins. 2. Abolition des navires porte-avions dans les domaines terrestres. 1. Abolition des artilleries lourdes de toute espèce. È un voto che sorprende i francesi. Si ritengono traditi. L'imparzialità di Grandi li pone concretamente in svantaggio rispetto ai tedeschi. E così la Francia torna ad allearsi con l'Inghilterra, formando un legame sempre più stretto. Questo errore italiano nella politica estera è grave. Bisogna decidere una mossa per salvare la faccia. Grandi si mette d'accordo con Mussolini perché ufficialmente si attribuisca soltanto a lui e non al governo questo passo falso. E dal 20 luglio del 1932 è il duce stesso che assume il dicastero degli esteri, tentando di frapporsi fra Francia e Germania, applicando lo stesso atteggiamento che aveva sperimentato Grandi tra Francia e Inghilterra. Poi, con l'intenzione di scardinare la nuova solidarietà franco-britannica, Mussolini invia come ambasciatore a Londra, appunto, Dino Grandi. E Grandi rimane a Londra per 7 anni, difendendo l'azione politica dell'Italia, nonostante la difficile crisi della campagna d'Etiopia e della guerra di Spagna. Diventa amico di re Edoardo VIII, ma soprattutto di Winston Churchill. Grandi fece molto presto ad ambientarsi bene a Londra. Già si distingueva per la ottima conoscenza della lingua inglese. Da ministro degli esteri aveva sostenuto che agli occhi di un anglosassone, inglese o americano, la questione fondamentale è di essere immediatamente catalogato come nice. Ecco. Se si riesce ad essere catalogati sul piano dell'amicizia personale, ecco, del rispetto, della stima personale,
in questa categoria, poi tutto diventa più facile. Ecco, l'ambientazione di Grandi in Inghilterra si manifesta soprattutto sotto forma di immediata costruzione di una rete di amicizie personali, ovviamente in ambienti influenti, che hanno un peso poi nella sua posizione. Se da responsabile degli esteri ha adottato la strategia del partire senza ordini, da ambasciatore adotta la massima di Talleyrand: servire fedelmente il proprio paese vuol dire anche disobbedire al proprio governo. E Grandi la applica in più occasioni, agendo contro le direttive di Mussolini, ma poi ricevendone da questi perfino un bravo, complimento assai raro per il duce. Nel dramma della politica, l'episodio che salda fortemente l'amicizia tra Mussolini e Grandi è il terribile trauma del comportamento franco-inglese verso l'Italia, che viene lasciata sola dopo l'assassinio per mano nazista del cancelliere austriaco Dollfuss. Nel luglio del 1934 Mussolini manda le nostre divisioni scelte al Brennero, nella speranza che anche i francesi e gli inglesi siano interessati all'indipendenza dell'Austria. Invece, in aprile del 1935, alla conferenza di Stresa sul Lago Maggiore, sembra ai più che per Francia e Inghilterra non è interesse primario difendere i confini dell'Austria. A Grandi, Mussolini, deluso, confida: tra non molto avremo la bandiera dalla croce uncinata sulle frontiere del Brennero. Saremo costretti un cattivo giorno ad abbracciare i tedeschi. Non sarà un abbraccio piacevole. Si formano le schiere, i battaglioni che van marciando verso la stazione. Ottobre 1935, ha inizio la campagna d'Etiopia. La Società delle Nazioni applica le sanzioni contro l'Italia, ma non per i prodotti militarmente strategici. Ti manderò dall'Africa un bel fiore. Ai primi del 1936 la guerra abissina è in crisi, gli etiopi si difendono bene e del conflitto non si vede la fine. In Inghilterra si minaccia seriamente di estendere le sanzioni anche alle importazioni italiane del carbone e dell'acciaio. A quel punto l'Italia sarebbe in ginocchio. Nella primavera del 1936 le truppe naziste rioccupano militarmente la Renania. Durante la riunione a Londra degli stati membri della Società delle Nazioni si chiede la condanna unanime della Germania come paese aggressore. Solo l'Italia dovrebbe votare a favore di Hitler, l'unico capo di Stato che non ha osteggiato la conquista dell'Etiopia. Grandi si incontra con Eden. Disobbedendo agli ordini di Mussolini, mercanteggia il suo voto a favore dei tedeschi con la promessa che l'Inghilterra si opporrà alle sanzioni del carbone e dell'acciaio contro l'Italia. Dopo il voto, Ribbentrop, che rappresenta la Germania, fulmina con uno sguardo feroce Grandi, di cui non si attendeva il voltafaccia. È la nascita dell'odio dei nazisti contro di lui. Faranno del tutto perché il duce lo richiami a Roma. Mussolini, informato privatamente da Grandi, però approva. E Grandi disubbidisce al duce anche quando riceve l'ordine di non occuparsi della crisi cecoslovacca, ulteriore e doloroso capitolo delle mire espansionistiche di Hitler verso est. Grandi viene a sapere che l'Inghilterra è sul punto di dichiarare guerra alla Germania. Si scavano trincee in Hyde Park, si distribuiscono maschere antigas. Di sua iniziativa, Grandi convince Neville Chamberlain a scrivere una lettera privata a Mussolini, con cui chiedere la sua mediazione presso Hitler. Il duce, che sulle prime non sa che tutto avviene per intervento del suo ambasciatore, lusingato, chiama appunto il Führer e lo persuade a un incontro. A settembre del 1938 si firma l'illusorio Patto di Monaco. La guerra è rimandata di un anno.
Non sempre il rapporto tra Grandi e Mussolini fila liscio. Quando nel luglio del 1936 Grandi riesce a convincere il governo inglese a eliminare le sanzioni contro l'Italia, il quotidiano Daily Express pubblica in prima pagina una sua foto con il titolo Il vincitore. Mussolini va su tutte le furie. Dimette irosamente Grandi da Londra, facendone un semplice governatore dell'isola di Rodi. È nel carattere di Mussolini essere precipitoso per capriccio, gelosia. Ma poi ci ripensa. Per compiacere il duce, Grandi gli invia da Londra lettere enfatiche colme di sperticate lodi. Ed è così adulatorio nelle espressioni di fedeltà, talmente sottomesso da risultare eccessivo. Mussolini, tuttavia, gradisce. Queste lettere gli servono per dimostrare ai tedeschi che il suo ambasciatore gli è fedele e non intende sacrificarlo. Dino Grandi è l'uomo che tiene con Londra rapporti unici che nessun ministro o diplomatico avrebbe saputo tessere. Riesce perfino ad ottenere spontaneamente che re Edoardo VIII, nel maggio 1936, lo convochi a Palazzo Reale per esprimergli i suoi complimenti per l'entrata delle truppe italiane in Addis Abeba. 3 anni dopo, Grandi riuscirà a condurre a Roma il primo ministro Chamberlain per riconoscere ufficialmente la nascita dell'impero. L'atteggiamento di Grandi è palesemente antitedesco. Se Mussolini riesce a tenerlo a Londra per tanti anni, nonostante le proteste naziste, non può però più farlo dopo la firma del patto d'acciaio. Poco dopo entra il Führer, che va subito a stringere la mano al conte Ciano per il solenne atto della firma. Grandi vorrebbe in cuor suo spostare l'asse di alleanza dalla Germania all'Inghilterra, così come era avvenuto nella Prima Guerra Mondiale. Lo spera, ma non ci riesce. L'Italia per Grandi è, nella seconda metà degli anni 30, sostanzialmente una potenza soddisfatta. Perché si è mangiata l'Etiopia? Perché i torti, tra virgolette, subiti a Versailles sono stati sanati. Quindi l'Italia doveva tornare ad essere un paese conservatore, non sovvertitore dell'ordine europeo. La politica dell'asse non è che sia sbagliata per Grandi, purché rimanga assolutamente strumentale e non vada oltre l'enunciazione dell'asse. Secondo Grandi, la colpa è soprattutto di Ciano, che dà briglia sciolta e anzi eccita il duce e lo porta a fare dei passi di cui poi ci si pentirà. Nel 1939 Grandi è a Roma, diventa presidente della Camera. Dopo l'ingresso del duce, salutato da una entusiastica manifestazione che si è prolungata per parecchi minuti, il presidente Grandi invitava i nuovi consiglieri nazionali a prestare giuramento. Ho bisogno di un avvocato nel mio governo, gli dice Mussolini, e ne fa il suo ministro guardasigilli. E Grandi procede alla riforma del codice di navigazione e a quello di procedura civile. Come gli altri gerarchi, Grandi non muove un dito per impedire la vergogna delle leggi razziali. Il ministro della giustizia, conte Dino Grandi, reduce dal congresso giuridico di Monaco, arriva a Berlino, dove sarà ricevuto dal Führer e dal ministro von Ribbentrop. Il ministro Grandi si reca a deporre una corona alla tomba del milite ignoto germanico. Nel lavoro della riforma del codice di procedura civile, Grandi non solo ha come collaboratore Piero Calamandrei, ma senza che Mussolini lo sappia, si avvale anche dell'aiuto del professore ebreo Cesare Vivante, espulso dalla cattedra di diritto commerciale all'Università di Roma, vittima del razzismo di regime. L'entrata in guerra dell'Italia, accanto a Hitler, è per lui una vera delusione. Il fallimento militare sul fronte greco, poi, lo convince della necessità di una soluzione istituzionale per far uscire l'Italia dal conflitto. Persegue quest'idea per 3 anni.
Grandi, consapevole delle scarsissime possibilità di Mussolini di potersi sganciare dalla guerra con il permesso di Hitler e ottenere una pace separata dagli alleati, a partire dai primi mesi del 43 investe tutta la sua attenzione sulla corona. I rapporti tra lui e il re sono molto buoni. Dopo il suo allontanamento dal governo in febbraio, Vittorio Emanuele gli ha concesso il collare dell'Annunziata, una onorificenza con cui diventa cugino del re. Durante uno degli incontri, il sovrano chiede a Grandi segretamente di agire sui membri del Gran Consiglio. Il re vuole che, convocato il Gran Consiglio, fosse votata una mozione di sfiducia a Mussolini, con la quale si sarebbe restituito il mandato politico al re per poter fare un nuovo governo. Grandi assume su di sé il compito di redigere il famoso ordine del giorno e rimane vigile. Si guarda bene dal frequentare i fascisti più fanatici, ritirandosi a Bologna. Rifiuta di fare comizi nelle piazze a sostegno del regime, come gli chiede Mussolini. Ha speranza di essere coinvolto nel nuovo corso politico dell'Italia non fascista che si sta preparando. Ingenua e grande a pensare che la strategia politica di Vittorio Emanuele si limiti a puntare esclusivamente su di lui. Molte sono le forze politiche, militari ed economiche che fanno pressioni sul re perché si sbarazzi del duce. Anche il ruolo di Grandi è da circoscrivere. Per molti diventa il simbolo del traditore, dell'uomo astuto e ingrato che mette in moto ogni strategia per ottenere la caduta del duce, di cui è stato uno dei migliori uomini. La verità è che Grandi si inserisce in un meccanismo enormemente più grande di lui, di cui lui stesso non è che un semplice ingranaggio e da cui alla fine verrà espulso. L'occasione tanto sperata da Grandi per realizzare il favore promesso al re gliela crea Roberto Farinacci. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, il 16 luglio, durante una bagarre dei gerarchi, nata a proposito della crisi militare, Farinacci ha ottenuto da Mussolini la convocazione del Gran Consiglio per le ore 17 del 24 luglio. Mussolini è alle corde. Non solo c'è stato il bombardamento di Roma e gli alleati sono a Palermo, ma è reduce dal fallimentare incontro con Hitler a Feltre, dove non è riuscito, come si era promesso, a trattare il possibile indolore sganciamento militare dell'Italia dalla Germania. Alle ore 3 del mattino della notte del 25 luglio, con 19 voti a favore, 7 contrari e 2 astenuti, il Gran Consiglio del Fascismo approva l'ordine del giorno Grandi. Il duce è battuto. Nel pomeriggio il re lo fa arrestare a Villa Savoia. Si forma il governo Badoglio. Non si deve pensare che improvvisamente Grandi sia convertito all'antifascismo. No, in realtà, se si riuscisse a uscire dalla guerra in modo, tra virgolette, onorevole, possiamo salvare la monarchia. Possiamo salvare una sorta di regime costituzionale autoritario in cui trovino spazio il fascismo buono e l'antifascismo buono. Cioè, buono cosa vuol dire l'antifascismo buono? L'antifascismo monarchico, comunque lealista. Ecco, c'è il tentativo di salvare, Grandi usa questa frase, quel che è di buono, anche a livello istituzionale, compreso il corporativismo, lo Stato autoritario, il regime ha creato. Riferendosi a Mussolini, Grandi stesso, 20 anni dopo, affermerà: gli sono stato vicino nei momenti difficili. L'ho attaccato, ma sempre lealmente, alla luce del sole, sbagliandomi talora, ma sempre confessando i miei errori. Volevo bene a Mussolini e anche lui me ne voleva. A proposito dell'ordine del giorno e della sua formulazione, Mussolini, ai tempi di Salò, afferma di aver contestato Grandi definendo il suo testo inammissibile e vile. Mm.
Grandi ribadisce che il Duce gli aveva espresso sì delle critiche, ma da uomo a uomo, soli. Anzi, è proprio questo silenzio del Duce ad avergli permesso di raccogliere intorno a sé il consenso di uomini totalmente dediti al fascismo, che non avevano nessuna intenzione di porsi contro il regime. E tuttavia, Grandi passa comunque alla storia del fascismo con l'epiteto del gran traditore. Ma è giudizio che detesta. Volli bene a Mussolini, anche nella notte del 25 luglio, dirà anni dopo. Fui spietato nei suoi confronti, ma era necessario. Sentì il dovere di agire contro la dittatura fascista per salvare il paese, ma questo dopo avergli anticipato 48 ore prima quello che avrei detto 48 ore dopo. Lui conosceva bene le implicazioni del mio ordine del giorno. Avevo il dovere di compiere l'estremo disperato gesto per rimediare all'errore fatale del 10 giugno 1940. Quindi fascista non pentito e mussoliniano con la M maiuscola. Ma precisando, del Mussolini che ho amato io, cioè il Mussolini realpolitico, il Mussolini genio politico, non il Mussolini che aveva perso il senso della misura, questa è ovviamente la visione grandiana, che non ho tradito io, ma che ha tradito lui stesso. Un episodio è sintomatico del complesso rapporto che unisce i due. Quando nella tarda mattinata del 25 luglio Mussolini cerca Grandi al telefono alla Camera e lui si fa negare, è solo per comunicargli che lo ha inserito nella lista dei ministri del nuovo governo, che presenterà al sovrano nel pomeriggio perché rivesta la carica di ministro degli esteri. Molto rimane dunque nel mistero. Come pure misterioso è quel silenzio terreo che avvolse Grandi dopo i fatti, con quel suo correre in Brasile e perdersi, con quel recidere repentino i punti con la storia, con la sua storia, mentre la coscienza naufragava nel rimorso per coloro che non erano riusciti a fuggire. Per Marinelli, Ciano, Gottardi, Pareschi, De Bono, fucilati un freddo mattino di gennaio a Verona per un voto di sfiducia, dei cui effetti erano forse assolutamente ignari. Come ho detto all'inizio, la vita di Nino Grandi non finì quella notte del Gran Consiglio, 25 luglio del 1943, ma ebbe un seguito nel dopoguerra quando fece grandi affari fra Italia, Brasile e Stati Uniti. Com'è che riuscì ad avere questo ruolo? Grazie a un amico. Un amico che si era fatto quando era ambasciatore a Londra. Era l'ambasciatore degli Stati Uniti a Londra, che era Joseph Kennedy, Joe Kennedy, il padre del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy. Fecero grande amicizia perché avevano un'identità di vedute su quel momento. Furono insieme solo per pochi mesi a Londra, perché poi Dino Grandi dovette rientrare in Italia. Ma la cosa bizzarra è che fra i due il più antitedesco era Dino Grandi, mentre Joe Kennedy era filo tedesco e anche un po' antisemita.